Puntata noiosa e ricca di Lo sapevo è quella che è andata in onda ieri sera del Grande Fratello VIP 2018. Il programma si avvia verso la finalissima di lunedì prossimo, ma le polemiche non mancano. Il giochetto fatto ieri sera nei confronti di Giulia Salemi è sembrato solo un pretesto per far uscire un personaggio scomodo, noioso e tra i meno votati del programma. Lo scacco fatto alle provvedi, la finta storia d'amore con Francesco Monte e tutto quello che in casa ha fatto e detto non ha conquistato e la sua eliminazione, arrivata dopo il provvedimento del Grande Fratello, sembra davvero un pretesto, soprattutto in vista del fatto che la vedremo come guest star nella nuova edizione di Riccanza 3 al Via proprio stasera. Tutto scritto quindi ancora prima della puntata o solo la voglia di trovare il marcio dove non c'è da parte del pubblico? Bisognerà attendere le prime parole di Giulia Salemi in giro nei prossimi programmi televisivi per scoprire cosa succederà. I responsi della semifinale. È tempo di responsi al Grande Fratello VIP con la semifinale che ha confermato i nomi dei concorrenti che potranno arrivare fino al termine del percorso nel reality show. Ieri sera Lori del Santo e Giulia Salemi hanno dovuto abbandonare la casa, non senza polemiche per la modalità con cui quest'ultima è giunta al televoto. Andrea Mainardi e Walter Nudo, invece, si sono uniti a Silvia Provvedi e Francesco Monte nella lista dei concorrenti già in finale. Ad essi andrà ad aggiungersi uno tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, che apprenderanno all'inizio della puntata di lunedì prossimo il proprio destino. Il web sembra comunque avere gradito la decisione di eliminare Giulia Salemi, approdata al televoto per una violazione del regolamento durante la sua discussione con la madre Fariba Tearami. La modella italo-persiana non aveva mai fatto i conti con il giudizio del pubblico, che ieri ha chiaramente fatto capire di non essere intenzionato a sostenerla fino alla fine. Il 37% dei voti a suo vantaggio lascia davvero poco spazio ai dubbi in merito alla fine del suo percorso. Ben diverso, invece, il giudizio sull'uscita di scena di Lori del Santo, che ampie parti del web avrebbero voluto vedere ancora all'interno della casa. Eliminate Lori e Giulia. La semifinale del Grande Fratello VIP 2018 scivola via affannosamente, un po' come tutta la stagione, piatta e con rari picchi di interesse. Il programma del popolo, così come lo ha definito Walter Nudo prima di scoprire di essere uno dei finalisti, ha decretato due eliminazioni e quattro concorrenti in sfida per la vittoria finale. A lasciare la casa nella penultima puntata sono state Lori del Santo e Giulia Salemi, la prima al televoto con Benedetta Mazza, la seconda in una sfida flash contro uno dei personaggi più temibili in nomination, Stefano Sala. È stata una serata di lacrime e gioie, di sorprese e intrattenimento frivolo. Dai best of di Lori del Santo e di Giulia Salemi nella casa, ai balletti stile Spice Girl di Benedetta Mazza e le Donatelle, passando alle ospitate di Raffaello Tononi, Stefano Bettarini e Luca Onestini. Nel mezzo anche la dichiarazione d'amore di Giulia per Francesco Monte, una volta uscita dalla casa ha confessato ai microfoni di Ilari Blasi di essere innamorata dell'ex tronista Tarantino. Grande Fratello VIP 2018, Giulia Salemi beffata dal regolamento. Che la sua serata sarebbe stata difficile, lo si era capito quando Ilari Blasi le aveva preannunciato seri provvedimenti da parte del Grande Fratello VIP per aver violato involontariamente il regolamento.
In un comunicato la produzione del GF le ha annunciato il televoto immediato per aver parlato in lingua straniera con la madre nella puntata precedente, venendo a conoscenza di fatti esterni che avrebbe compromesso la lealtà del gioco e violato il patto col Grande Fratello. Una punizione che ha spinto la Salemi ad una nomination flash con Stefano Sala, che ancora una volta è uscito vittorioso dal confronto col pubblico, candidandosi anche al successo finale nel programma. Giulia è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP in lacrime, gridando al mondo il suo amore per Francesco Monte, "Mi mancherà tantissimo. Credo di aver iniziato il processo di innamoramento nei suoi confronti". Con il suo solito spirito giocoso ha poi risposto alle domande in studio, difendendo il suo futuro fidanzato dalle critiche, "Ha solo bisogno di tempo. A me ha dimostrato qualcosa, ci vuole pazienza. Anche Andrea Mainardi possibile vincitore. Amato dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, Andrea Mainardi è seriamente uno dei personaggi più accreditati per la vittoria della finale. Durante la puntata di ieri sera è stato votato dai suoi compagni per accedere all'ultima tappa del programma come terzo finalista. Walter Nudo e Benedetta Mazza lo hanno premiato, riconoscendogli una certa utilità dentro la casa, ha dato tanto al gruppo, sempre disponibile, in cucina si è dato molto da fare. Rispetto agli altri ha fatto qualcosina in più. Merita tantissimo la finale", hanno detto in coro. Mainardi ha poi dovuto nominare il concorrente che a suo dire non avrebbe meritato di procedere oltre, "posso andare solo per esclusione", le parole di Mainardi, "se proprio devo votare voto Stefano Sala". Benedetta anche se è silenziosa ha delle idee importanti. "Con lei non ho parlato molto ma merita la finale". Con questa frase Andrea ha dato una possibilità a Benedetta, che ha poi affrontato Walter Nudo in un televoto flash per aggiudicarsi il posto da quarta finalista. Le è andata male, il concorrente ha vinto nettamente punto finalisti e nuovo televoto, chi vincerà il GF VIP 2018? Ricapitoliamo i verdetti emessi dalla semifinale del Grande Fratello VIP 2018. Accedono all'ultima puntata da finalisti Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo. Ritroviamo al televoto Benedetta Mazza e Stefano Sala, in sfida fino all'inizio della puntata di lunedì prossimo, quando il pubblico sarà chiamato ad esprimersi definitivamente. Strana sorte per Benedetta e Stefano, da sempre molto legati ma divisi dalla storia d'amore che il buon Sala vuole coerentemente portare avanti con la sua Dasha fuori dalla casa. Uno dei due abbandonerà la finale del Grande Fratello nella prima fase della puntata, l'altro potrà giocarsi le sue chances fino in fondo. La sensazione è che sarà un televoto molto equilibrato e tutt'altro che scontato. Vedremo se Stefano si confermerà imbattibile in nomination o se verrà sconfitto proprio dalla sua dolce Benedetta, reduce dalla vittoria su Lori del Santo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.